È stata una doccia fredda, dopo tante promesse sembrava che si fosse arrivato a un accordo, ma le parole di Giuseppe Conte sono state veramente dei macigni che hanno bloccato veramente un dialogo che era sincero, ma poi alla fine non si può essere fregati nella vita. E quindi anche se poi c'è stata una ripresa, il presidente penserà, credo che dobbiamo guardare la cosa un po' con oggettività. La Chiesa non è il luogo dei contagi, non bisogna far passare quest'idea. Comitato scientifico, ma chi ve l'ha detto che la Chiesa è il luogo dei contagi? L'esperienza nostra ci dice che la Chiesa non è il luogo dei contagi, almeno la mia esperienza di vescovo mi dice questo. E poi noi siamo persone serie, ci teniamo alla salute della gente, è un diritto per la gente andare in chiesa, per cui è un arbitrio. È una dittatura questa, quella di impedire il culto perché è uno dei diritti fondamentali. Su questo non si possono fare sconti. Io fin dall'inizio ho detto e ho sostenuto che la Chiesa non è il luogo dei contagi. Funerali ce l'avete fatti fare come dei cani, buttati così. La gente ha sofferto, 15 persone per un funerale. Ma lasciateci, ma noi sappiamo come gestire. Noi abbiamo a cuore l'amore per la gente. Non vi preoccupate, non siamo dei superficiali. E i nostri preti vi hanno dimostrato di essere seri. Ve lo ricordate quel prete che aveva 6 persone e carabinieri che è venuto lì? Avete visto con quanta serietà lavorava? Noi siamo persone serie, per cui non c'è un altro. Bisogna che il diritto al culto ce lo diate, se no ce lo prendiamo. E se ce lo prendiamo è solo il nostro diritto. E se io riesco a tenere calma la gente è solo perché amo questo popolo e questa gente è stanca però. Ricordatevi anche che aiutare le persone con la preghiera significa tenerle più calme. Lo sapete quanta gente ci si ricorre a noi per delle turbe psicologiche in questo momento? Non ce la fa più a vivere in un lockdown che alla fine non so che cosa porti. Noi abbiamo bisogno di recuperare spazio di libertà e la Chiesa, oltre ad essere spazio di libertà, è anche spazio di speranza. È il laboratorio in cui cerchiamo di costruire per tutti, anche per chi ci odia, anche per chi non crede nella Chiesa, un futuro migliore. Non abbiamo bisogno di favori da voi, abbiamo solo un diritto da rivendicare e questo diritto va riconosciuto non perché noi lo stiamo rivendicando, ma perché è così e la figuraccia che avete fatto nel mondo intero bisogna che sia lavata da un gesto di semplice restituzione di dignità e di diritti.